Padova Sicura, lavoro, sport e cultura, voi appunto date appuntamento giovedì 13 marzo per questa nuova realtà che si è creata a Padova. Sì, abbiamo riunito un gruppo di amici che non solo sono sportivi, hanno un DNA sportivo, hanno una pratica di vita ormai dello sport, ma sono cittadini di Padova che desiderano contribuire alla Padova del futuro, che vorremmo migliore di quello che è adesso. In questo senso non siamo ancora strutturati né come lista né come gruppo, ma lo faremo giovedì sera 13 alle ore 20:30 alla Fornace Carotta, non tanto per contarci ma per contare, e quindi per strutturarci e decidere tutti insieme a livello assembleare come procedere per contribuire, come dicevo, a migliorare la nostra bella città. Quali le priorità per Padova? Le priorità sono tante, sono più o meno le stesse, sono trasversali anche alle liste, quindi il lavoro, la sicurezza, la cultura, lo sport, lo star bene, il contribuire al miglioramento della vivibilità di Padova, quindi i temi sono trasversali. Noi non vogliamo scegliere da che parte stare, conquistare, né in base solo ai programmi, né in base solo alle persone, alle facce, ma vogliamo coniugare in modo virtuoso programmi e persone.